Buongiorno ragazzi, buongiorno. Eccoci qua stamattina, facciamo come da prassi le pagelle che riguardano la parte di Supercoppa di ieri tra Inter e Juventus. Non vi posso non negare che ancora abbastanza mi brucia un po' il culo perché non tanto aver perso contro l'Inter perché alla fine sono i più forti, lo hanno dimostrato in campo, da come muovevano il pallone, dalle azioni create. Loro giocano per vincere, non giocano per andare ai rigori. Cioè noi alla fine ci siamo basati su giocarsela per andare ai rigori ed è così, è sbagliato, così veramente sbagliato. Però ci tengo a dire due cose, anzi tre cosucce, prima di partire con le pagelle. Innanzitutto, ieri io dissi post partita, perché io sono un obiettivo, che inizialmente il rigore su Barella di Chiellini c'era. Rivedendolo, posso dire che non c'è più, perché Barella prende posizione col piede, dà un pestone a Chiellini, quindi il primo fallo lo fa Barella e poi Chiellini prende il pestone, carambola su Barella e lì poi dopo viene l'altro contatto. Ma prima c'è un contatto tra Barella e Chiellini dove lo fa Barella, quindi quello non è rigore. Alla fine possiamo dire che quello non è rigore ed è giusto che l'arbitro non l'abbia dato. Il secondo c'è chi comunque discuta ancora che non sia rigore perché dicono che è Dzeko che comunque va addosso a De Sciglio e si fa comunque cadere da solo. Per me non è così, per me il secondo dell'Inter è rigore, punto e basta, poche scuse perché comunque Dzeko prende il tempo a De Sciglio, De Sciglio è ingenuo che comunque non si ferma, eccetera eccetera. Dybala, piccola cosa di Dybala. Dall'Argentina arrivano voci che Dybala abbia deciso di non rinnovare con la Juventus perché la nuova proposta che gli ha fatto la Juventus non gli aggrada. Perfetto, Dybala, quella è la porta. Perché sinceramente mi hai anche un po' stancato pure te, questo cacchio di rinnovo. Mi hai anche stancato un po' anche te. Quella è la porta, non vuoi rinnovare? A un certo punto io mi sono rotto le palle di aspettarti con ansia per sto rinnovo, sto rinnovo, sto rinnovo. Non ti sta bene? Quella è la porta e vattene. Però veramente mi sono stancato. Non so se queste voci sono vere, ma dall'Argentina comunque dicono che Dybala non vuole più rinnovare quella Juventus. Quindi lo sappiamo, lo sapete. Adesso ragazzi, partiamo con le pagelle definitive e ne ho tanto da dire qua, ma veramente tanto. Perin 6 e mezzo. Sì, 6 e mezzo perché alla fine io penso che nei due gol c'entri poco e niente. Il rigore o lo pari o non lo pari è il secondo gol a tu per tu con Sanchez, ha provato a pararla, Sanchez l'ha battuto e ha fatto gol. Ma Perin non ha colpe, non ha colpe, anzi comunque le sue parate le fa perché su Dumfries nel secondo tempo si aiuta col palo ma fa una bella parata, para anche comunque sulla Toro Martinez di testa, para anche su Perisic quando tira, quindi le sue parate le fa Perin. Sul retropassaggio killer di Chiellini, Perin è molto bravo e lesto a uscire per quel pallone perché lì veramente Chiellini ha fatto un passaggio killer. E quindi Perin per me è più che sufficiente, 6 e mezzo, perché su Perin, ragazzi, non posso dire nulla. Anzi, per essere la partita, una finale, buttato lì in mezzo alla mischia perché Szczesny non c'ha il Green Pass, anche sta cosa qua fa ridere, perché già noi abbiamo tanta assenza, in più bisogna anche rinunciare ai portieri perché non hanno il Green Pass, è veramente ridicolo. Comunque, 6 e mezzo è meritato. De Sciglio 5, sì, 5, rigore c'era, rigore non c'era, per me quello di De Sciglio è rigore, punto e basta, perché comunque arriva in ritardo, Dzeko che non è tutto questo grande velocista, gli riesce comunque a prendere il tempo, lui non si frena e procura il rigore dell'Inter e fa fare l'1-1 all'Inter, quindi questo episodio io devo punirlo, io questo episodio qua purtroppo Mattia devo punirlo, sì, perché comunque tu fai pareggiare l'Inter, la rimetti in gara e quindi ti devo dare 5, 5 per forza. Lugani 5 e mezzo, sì, 5 e mezzo. Poi lui non è che sia stato tanto attento e furbo, sentiva la pressione più e più volte, in più occasioni c'era Perini che gli chiamava il pallone e nonostante Perini chiamava il pallone, lui spazzava la palla, non la lasciava Perini e quindi poi si regalavano le rimesse laterali all'Inter. E bisogna essere un po' più svegli, in queste partite qua secche bisogna essere un po' più svegli perché così non ci siamo. Però 5 e mezzo alla fine, a parte quei piccoli errori lì, Rugani si è comportato anche abbastanza bene in difesa più o meno. Molte volte qui dell'Inter la prendevano di testa, lui non la prendeva quasi mai, però i giocatori dell'Inter sono forti di testa, lo sappiamo benissimo, e quindi 5 e mezzo. Chiellini 6 meno, perché 6 meno? Ha fatto una buonissima partita difensiva, però ha rischiato su Barella, perché per quanto poi alla fine il fallo lo fa Barella, per quello che vi ho detto io ragazzi prima.
Abbiamo rischiato anche con quell'intervento, quindi lì Giorgio devi stare attento. E poi ha fatto quel passaggio killer, ragazzi, che se non era Perperin che usciva in tempo, mandava comunque Sanchez in porta. E bisogna stare attenti. Da Giorgio io questi errori qua non me li aspetto. Per il resto della partita comunque la difesa abbastanza bene. Si picchiava anche con Skriniar in area di rigore, non è facile da contenere un nome Skriniar, però gli do 6 meno. Eccolo qua, Mister 104, Alexandro, Alexandro 1, 1. E Allegri che ai microfoni di Sport Media si viene a dire: ma Alexandro, a parte l'errore, ha giocato bene. A parte l'errore, quell'errore ci è costato la Supercoppa, ci è costato, perché poi i rigori è un terno all'otto, poi si poteva anche vincere i rigori per quanto ne possiamo sapere, perché comunque i rigori va un po' anche a culo. Quindi per colpa di quel cacchio di errore tu hai compromesso una partita. Per quanto l'Inter ha dominato e meritava di vincere, la Juve si è fatta un culo così per difendere il risultato fino al 120. E tutto va a sfumare per colpa di un imbecille che praticamente vuole stoppare la palla di Petri in area di rigore e regala il gol a Sanchez poi nel 2-1. Poi, per carità, molto bravo Darmian ad approfittarne dell'errore di Alexandra, a crederci, a anticipare Chiellini con la gamba e a mandare la palla a Sanchez. Per carità, molto bravo Darmian. Ma tu, Alexandro, sei veramente un imbecille. Sei un imbecille, Allegri ti difende, io non ti difendo, ti do uno. Perché poi sì, è vero, magari nel resto della partita non ha neanche giocato malissimo, qualche intervento di testa l'ha fatto, importante. È arrivato anche a conclusione, se non mi ricordo male, nel secondo tempo, dove la palla non esce neanche di tanto. Stop di petto, sempre con sto cazzo di petto. E poi tira col mancino, se non sbaglio, la palla non esce neanche di tanto, quindi è arrivato anche alla conclusione, ma quell'errore lì resetta tutto, quell'errore lì che tu hai fatto resetta tutto, io ti do uno e non ti voglio più vedere in campo, non ti voglio più vedere in campo. Bernardeschi 6 più, sì ragazzi 6 più, perché alla fine il Berna nel primo tempo alle conclusioni non ci è arrivato quasi mai, però era quello che provava a saltare l'uomo e certe volte ci riusciva anche. Mette una palla molto interessante nel primo tempo al centro per Morata, dove viene chiuso perfettamente da Skriniar che ha fatto un intervento miracoloso, veramente miracoloso. Però poi nel secondo tempo lui che si trascina la squadra, alla fine ha avuto due conclusioni, la prima poteva fare anche meglio secondo me, no? Dove tira di prima e cerca il primo palo, dove andando a Ciriani è rimasto fermo e se la palla fosse andata in porta, mi sa che lì era gol netto, la seconda si mette in proprio, salta addirittura anche tre giocatori e poi va al tiro, palla alta, sulla traversa, comunque ha cercato di fare qualcosa Bernardeschi, quindi il 6 più glielo possiamo anche dare. Unica pecca, troppo nervoso, manda a fanculo l'arbitro quasi, lo manda a cagare e lì devi stare proprio tranquillo perché ha preso una munizione gratis e in quelle circostanze bisogna avere i nervi saldi, però il 6 più ci sta. Locatelli 6, non ha fatto una partita della Madonna Locatelli, ragazzi, però alla fine è sempre lui quello che ha detto i tempi di gioco. Nell'azione del gol della Juve c'è anche lui con un cross per Morata, che per Morata ricrossa a McKennie che fa gol, quindi è, diciamo, coinvolto nell'azione del gol, gli diamo un 6. Rabiot 5,5, Rabiot alti e bassi perché molte volte non lo vedi, molte volte sparisce, molte volte fa anche delle cose utili perché poi ieri mi ricordo che Rabiot ha fatto una chiusura importantissima in scivolata su un tiro diretto e secco di Perisic, quella è un'ottima scivolata di Rabiot, ottimo tempo di scivolata, capisce i tempi di gioco di Perisic e interrompe comunque un'azione che poteva essere gol. Quindi le cose buone le fa, ma sono anche tante le cose negative perché a volte sparisce, a volte sbaglia dei passaggi, li fa troppo lenti, troppo corti, non tanto precisi. Quindi, tra una media, io la do 5 e mezzo perché poi non è che abbia fatto chissà cosa. McKennie 7, ragazzi, McKennie sì, McKennie ha fatto gol, gli do 7, ha fatto una buona partita a centrocampo. Quello che comunque ti dà gli strappi, è quello che comunque presta sempre, anche fino al portiere, instancabile, che fino al 100, ai tempi supplementari, dove vedi ancora che correva e pressava. Poi ha fatto un bel gol, lui, meno male, si trova lì, sempre lì, in area di rigore, che ha questo fiuto del pallone che ci dà sempre, la prende sempre, la palla di testa, batte andando, c'è una cosa tira l'altra, direi che McKennie il 7 se lo prende, il migliore in campo, per forza, per forza. Kulusevski 6,5. Allora, i morti non sono d'accordo, magari per questo voto, però bisogna anche capire la partita di sacrificio che ha fatto Kulusevski. Ragazzi, Kulusevski ieri è stato a marcare Brozovic tutta la partita. E qui in pochi momenti in cui non marcava Brozovic ha fatto la cosa buona del primo gol. Perché avete visto Kulusevski che forza e che grinta che ci ha messo per creare l'azione del gol. Prende la palla, fa sporcate con Brozovic, resiste alle cariche, fa il doppio passo, lo supera, poi scarica per Locatelli, che Locatelli mette quella palla al centro.
che poi la dà a Morata, Morata mette di nuovo la palla al centro e fa gol McKennie. Però tutto parte da Kulusevski, tutto parte da un'azione individuale di Kulusevski. E quindi io lo voglio premiare per questo e gli do il 6,5. Poi su Brozovic a volte riusciva a marcarlo, a volte no, perché comunque Brozovic non è facile da contenere, è fortissimo come giocatore. Però tra sacrificio e visto che sto coinvolto anche lui nell'azione del gol, io voglio dare il 6,5. Morata 6+, 6+ perché fa l'assist, però fa solo questo Morata ieri, fa solo questo, che sia chiaro, in area di rigore non c'è quasi mai, sono già due partite che vediamo Locatelli e McKennie in area di rigore, dovrebbe starci lui, per quanto lui fa gli assist ed è anche buono, sono contento che faccia gli assist perché comunque i gol arrivano, in quel punto dovrebbe starci Morata e non ci sta mai in area di rigore, a noi la punta ci manca, lo sappiamo benissimo, perché con la Roma fa cross lui e fa gol Locatelli, vi sembra normale? Sì, ci può stare, ieri cross lui e fa gol McKennie, ci può stare, è normale? Sì, ci può stare, le mezze ali si possono inserire, le mezze ali possono far gol di testa, ci mancherebbe, ma ci dovrebbe stare anche un po' la punta. Comunque, palla di Locatelli per Morata, Morata meno male, grazie anche all'aiuto di una mezza deviazione di Skriniar, la palla si impenna e arriva a McKennie, perché se no non so se sarebbe mai arrivata a quel pallone da McKennie, però in qualche modo l'assist è suo e gli diamo questo 6+. Però per il resto bisogna che stia un po' dentro in area di rigore perché abbiamo bisogno della punta, però 6+. Poi ragazzi andiamo al subentrati, ora passiamo ai subentrati. Dybala 5,5. Sì, 5,5 mi ha stufato. Allegri dice che comunque ha fatto 86 minuti e quindi doveva preservarlo per le prossime partite. Ragionamento che ci può stare in questo caso, però da quando è entrato ha fatto un tiro in porta. Praticamente riesce a sgusciare via bene da un giocatore dell'Inter, porta palla fino alla tre quarti, poteva avanzare ancora un pochino, invece non lo fa, tira molto prima, secondo me poteva avanzare ancora un po', tira, non inquadra la porta, la palla esce fuori, per il resto non ha fatto niente Dybala. Io mi aspettavo che col cambio di Dybala ci fosse un po' più di qualità, un po' che la Juve si accendesse un po' di più, invece è rimasta sempre la solita Juve, non è cambiato nulla. 5,5 e in più con queste voci qua di mercato che sembra che non voglia rinnovare. A questo punto, Paolo, io sono un tuo grande stimatore, però se non, ce ne, se non ti va bene, allora vattene, perché intanto farci partire così non ha senso. O sta firma arriva, o sta firma non arriva. Dicono che in Argentina non vuoi rinnovare. Se non vuoi rinnovare, io ti ringrazio per tutti gli anni che comunque ci hai regalato la Juve, però è anche il momento che ti fai da parte. Giusto da capire, perché comunque un sostituto poi bisogna prenderlo un domani al posto tuo. Comunque 5,5 per Dybala. Arthur 6, sì, non, Arthur entra sempre in campo, ti tiene palla, comunque un po' ti fa girare i ritmi di gioco, entra al posto di Locatelli, quindi non cambia nulla, fa il suo ruolo, la sufficienza ci può stare, ci può stare. Ken, ecco, Ken 5, sì, 5, io non lo so ragazzi, Ken è anche con la Roma... Un fantasma, non lo servono e non si fa bene i palloni. Ieri stessa identica cosa, è entrato per dare freschezza, per mettere un po' più di difficoltà alla difesa dell'Inter. L'avete visto voi una volta, Ken? Io non l'ho visto. Io non l'ho visto, Ken. Fa fatica a servirlo perché non lo servono, perché bisogna dire che Ken comunque viene servito poco in area di rigore. Però lui è uno che la palla non se la viene neanche a prendere. E purtroppo con il gioco di Allegri, vediamo anche da Morata, la palla te la devi andare a prendere, perché se non te la vai a prendere la palla non te la dà più. E quelli che vogliono Icardi devono capire che Icardi è uno che la palla non se la va a prendere. E con uno come Allegri le palle e Icardi non arrivano, Anche Icardi farebbe il fantasma in questa Juventus, che sa, dovete saperla questa cosa qua, Perché Ken non è uno come Morata che si fa perdere il pallone. Ken è uno che sta in area di rigore. E vedete cosa fa? Fa il fantasma perché comunque le palle non gli arrivano. Le palle non gli arrivano. Quindi la stessa identica cosa con Icardi. La stessa identica cosa. Purtroppo quando c'è uno come Allegri, la punta si deve sacrificare. La punta deve tornare indietro. La punta deve andare per il pallone. E questo è il discorso. È questo. Morata, perché lo vediamo spesso nel centro del gioco? Perché lui è uno che la palla se la va a prendere. Ken non lo fa. Con la Roma si è visto. E infatti non ha toccato palla. Ieri è entrato, si è visto e non ha toccato palla. Quindi questo è il discorso, molto semplice. Bentancur 6+. Bentancur finalmente ieri è entrato e mi è piaciuto, perché Bentancur anche quando è fresco, anche quando entra fresco, non corre. Ieri invece ho visto Bentancur che si prendeva i falli, che andava in scivolata su De Vrij, con questa una rimessa laterale molto molto importante. L'ho visto con più voglia, l'ho visto con la voglia di dire cacchio, mettiamo pressing e andiamo a vincere questa partita. Ieri Bentancur mi è piaciuto, 6+, non è che io ce l'ho con Bentancur, perché quando deve essere onesto io gli do anche un bel voto a Bentancur. A me ieri è piaciuto, poi magari voi non siete d'accordo con me, ma io ieri l'ho visto bello frizzante,
Si è preso un fallo, in scivolata comunque su De Vrij ci è andato, ha recuperato un bel pallone, era fresco, doveva pressare e ha pressato. Questo ha fatto, questo doveva fare e questo ha fatto. Quindi bravo Bentancur, sei più. E poi arriviamo ad Allegri. Allegri, Allegri, io gli ho dato 3. Sì, ragazzi, 3, mi dispiace. Sì, 3, perché ieri per me Allegri ha sbagliato tutto. Tutto. Cos'è che ha sbagliato? Alexandro poteva anche non schierarlo. Se proprio lo vuoi schierare. A un certo punto che il tempo va avanti, va avanti, va avanti, va avanti, si sa che Alessandro poi si stanca e fa minchiate, mettivi Pellegrini, perché Pellegrini comunque non era in forma, ma 20, mezz'oretta te la poteva fare. 20 minuti, una mezz'oretta Pellegrini te la poteva fare. Ce l'avevi in panchina e non l'hai messo. Hai preferito tenere Alessandro tutti i 120 minuti. E questo è il primo errore che hai fatto. Su Dybala non ti dico nulla perché lo vuoi preservare, ci può anche stare perché giustamente quelli è di cristallo, quindi magari sai se si rompe troppo, gioca spesso e ti posso capire. Però su Pellegrini non ti posso capire, su McKay, su Arthur non ti posso capire perché io l'ho sempre detto e continuerò a ripetere alla morte. Tu, Allegri, devi anche provare a schierare la formazione col centrocampo a 3 con Arthur, McKennie e Locatelli. Perché comunque con Arthur, McKennie e Locatelli hai molta più qualità, perché Locatelli può farti il regista, ma allo stesso tempo ti può fare anche la mezzala. In questo caso avrebbe più spazio per fare la mezzala, perché per il regista c'è Arthur, per il mediano lo fa Arthur in quel caso. Quindi Locatelli avrebbe più spazio per fare la mezzala, insieme a McKennie, che comunque si riesce anche a inserirsi. Quindi tu Allegri devi imparare a provare anche a schierare questo centrocampo e non lo fai mai. Tu uno tra Bentancur o Rabiot lo devi sempre mettere in campo e io questa cosa qua non la capisco. Quindi un altro errore da parte tua per darti il 3. Ultima cosa per darti il 3, non puoi svegliarti all'ultima, farmi entrare Bonucci all'ultimo. Mancava un minuto. Ai supplementari molte volte il recupero non te lo danno neanche. Bonucci falla entrare un po' prima perché se la palla non esce e i tuoi giocatori sono handicappati perché non riescono neanche a fare un fallo tattico, perché non riuscivano neanche a far fallo ieri qui da Juventus per far entrare questo cazzo di Bonucci. Falla entrare prima. Falla entrare prima, non puoi chiamarlo all'ultimo, al 119esimo, Bonucci entra. Falla entrare prima, perché se comunque non riescono a far fallo e la palla non esce, Bonucci non entra. Anche se andava ai rigori, che Alexandro non faceva quella minchiata, magari Bonucci non entrava lo stesso, perché tu l'hai messo troppo tardi. Cioè, non esiste, non esiste. Prima le cose, prima Allegri, prima, prima. Infatti Bonucci si è incazzato poi, si è un po' incazzato, non so se con Allegri o anche con gli stessi compagni, che comunque non sono riusciti a fare un fallo tattico. Non sono riusciti a fare un fallo tattico per farlo entrare. Però ragazzi, prima Bonucci, non al 119esimo. Ma come ti viene in mente, Allegri? Come ti viene in mente? Come ti viene in mente? E poi tre per le dichiarazioni che hai fatto anche dopo Sport Media, se perché. Tutto giusto, eh? Tutto giusto, ma la cosa di Alexandro te la potevi evitare. Te la potevi proprio evitare. Come si fa a difendere un giocatore così che è indifendibile? È indifendibile perché gioca sempre male questo, non è solamente ieri. Questo giocatore qua gioca sempre male, quindi è indifendibile. Per tutte queste cose qua, io Allegri ti do 3. Niente, ragazzi, queste qua erano le mie pagelle per quanto riguarda la Supercoppa italiana di ieri tra Inter e Juventus. Fatemi sapere qui sotto nei commenti un po' cosa ne pensate voi delle mie pagelle, siete d'accordo con me oppure no, però fatemi sapere qui sotto nei commenti così poi ne parliamo e ci confrontiamo. Lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto, ragazzi, così poi io porterò la serie fino alla fine del campionato, Coppa Italia e Champions League, in questo caso Supercoppa, che tanto è solamente una partita. Quindi se lasciate il vostro supporto, io le promesse ve le faccio e le pagelle ve le porto sempre. Iscrivetevi al canale se che potessimo non costa tanto, ragazzi. Basta che fate clic su iscriviti e siete iscritti senza costi né nulla. Mi sono fatto un casino e se lo fate vi ringrazio di cuore. Siamo quasi arrivati ai 1600, quindi mi raccomando, arriviamoci che ci conto. Condividete i video con i vostri, vi invito a iscrivere anche loro e attivate anche le notifiche così non perdete i prossimi video, ragazzi. Passate anche sotto al link in descrizione da Barry Fuzzy Channel, mi raccomando, e anche al link di Amaia che è qua sotto in descrizione. Se dai il mio codice coupon Ali, tutto maiuscolo, avete 15% di sconto su tutta la spesa che farete, che comunque è un negozio, è un sito di articoli sportivi molto bello, di roba di ottima qualità a poco prezzo, e se supera anche i 79 € di spesa, la consegna sarà gratuita. Comunque, qui dal mio credo è tutto, sempre fino alla fine, forza Juventus, bella, complimenti all'Inter comunque.